ubicato in Viale Michelangelo, dove sono presenti sia un officina che un palazzetto dello sport. Il presente impianto è attualmente gestito dall'Associazione Sportiva del Cine, giusto contratto 748 del 2003, la cui scadenza è prevista, come dicevo prima, il 27 maggio 2013. Quindi il provvedimento dell'amministrazione comunale, esclusa qualsiasi gestione diretta, essenzialmente per carenza di struttura e dipendenti idonei allo scopo, confermare e puntare ulteriormente sulla gestione indiretta, cioè sulla esternalizzazione di questo impianto. A mezzo di conferimento al soggetto terzi di una concessione di servizi, sia per la complessità tecnica data dalla natura dell'impianto sportivo, sia per i complessi e doverosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che la struttura oggi richiede. La suddetta scelta trova conferma ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché da autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza. Quindi, ritenuta meritevole la realizzazione dell'obiettivo di un miglioramento e di un incremento della fruttività degli impianti in questione, provvedendo ad individuare un soggetto gestore attraverso una procedura ad evidenza pubblica che consente un'adeguata partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 163 del 2006, in grado di assicurare l'efficienza della gestione degli impianti unitamente alla promozione dello sport e al contrasto del disagio fisico e sociale delle persone. Sulla scorta di una dimostrata e qualificata esperienza triennale di gestione di impianti sportivi, valutare che nell'ambito del primario obiettivo di proseguire nella gestione indiretta, ovvero affidamento della concessione di servizi a terzi qualificati per un periodo di 9 anni del centro polifunzionale sportivo, sia il caso di dar corso a una procedura di intensa pubblica, ammesso pubblicazione di un apposito avviso pubblico che limiti e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 30 del decreto legislativo 163 del 2006, e che sia il caso di stabilire i criteri principali per trasformare, trasfondere poi l'avviso pubblico che di seguito non si ricorda. Concessione, la durata della concessione, come dicevo, di 9 anni. Gestione dell'impianto per sul canone annuale a favore dell'amministrazione. Determinazione del canone iniziale contro parte di gara calcolata dopo del stesso rente per utente personale delle spese della manutenzione ordinaria e al netto delle spese di manutenzione straordinaria determinate per l'impiego dell'intero mese della concessione. Aggiudicazione della concessione del centro polifunzionale
economici. Primo, l'affidamento programmato di internet di concessione ai soggetti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 163-2006, nonché in favore di società e associazioni sportive, ovvero enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazione sportiva dei comuni. Due, dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento delle attività sportive in base anche in favore di portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da federazioni o enti di promozione sportiva. Di affidare in concessione a terzi per un periodo continuativo di 9 anni, per il suddetto affidamento il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al comune la corrispondenza di scale da quale. Poi, di precisare che la concessione verrà affidata a mezzo dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa adeguata pubblicità con un apposito avviso pubblico e relativo capitolato, nei limiti dei rispetti del principio dell'articolo 30 del decreto legislativo 163-2006. Di stabilire altresì la previsione che il relativo avviso pubblico di tariffe agevolate per le società sportive rende sede legali o operative sul territorio comunale, iscritta all'altro comandante degli organismi non profit, nonché dell'utilizzo gratuito del pagatore previa richiesta per un massimo di 60 giorni all'anno da parte del comune di Casale per la realizzazione di eventi o manifestazioni. Di comunicare la presente legislazione all'attuale affidatario di complesso sportivo anche ai fini conservativi dell'associazione del rapporto contrattuale in essere alla scadenza stabilita dal contratto 748-02. Poi, di demandare al dirigente del quinto settore tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. Ecco, questa è la deliberazione proposta, diciamo, della giunta comunale dell'8 gennaio. A tutto questo voglio aggiungere che è preoccupazione anche dell'amministrazione comunale il mantenimento dei posti lavorativi a chi sarà il nuovo gestore di questi campi, di assicurarsi che non ci siano possibilità di diciamo di mandare via i lavoratori che attualmente è giusto il problema. C'è un impegno dell'amministrazione in tal senso. Quindi la nostra è una proposta che facciamo al Consiglio Comunale che ha tutta la sovranità eventualmente l'esternalizzazione o altri sistemi, in quanto